Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buongiorno dalla redazione. Sabato 7 febbraio, crisi ucraina in apertura e l'incontro avvenuto ieri a Mosca tra il presidente francese François Hollande, la cancelliera tedesca Angela Merkel ed il presidente russo Vladimir Putin. I tre leader si sono incontrati per negoziare la pace nel sud-est del paese dove la guerra imperversa ormai da 10 mesi. Per la stampa tedesca l'incontro di ieri vorrebbe anticipare l'opzione di Washington di aiutare militarmente Kiev, una ipotesi che non piace all'asse franco-tedesco ed evitare la mobilitazione della NATO e dell'ONU ai confini sud-est con la Russia. Dopo i colloqui di ieri posso dire che è incerto che questi abbiano avuto successo, ma sicuramente il tentativo ha avuto valore, ha detto la cancelliera Merkel alla conferenza sulla sicurezza in corso a Monaco. Al forum sono presenti anche il vicepresidente americano Joe Biden, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ed il presidente ucraino Petro Poroshenko. Per l'Italia sono presenti i ministri degli esteri Gentiloni e della difesa Pinotti, 30 i paesi rappresentati. In Grecia invece sale la pressione sul governo di Tsipras e l'economia di Atene. Le intenzioni poco chiare dell'esecutivo in merito alle politiche finanziarie hanno spinto l'agenzia di rating Standard & Poor's a tagliare nuovamente il rating greco. Il prossimo 11 febbraio ci sarà una riunione straordinaria dell'Eurogruppo. Il presidente Jeroen Dijsselbloem avverte: non facciamo prestiti ponte. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ribadisce: Atene deve lavorare con la Troika. Intanto prosegue la guerriglia tra forze governative del Niger e i jihadisti africani di Boko Haram. Il ministro della difesa nigerino Karidio Mahamadou ha riferito che 109 miliziani sono rimasti uccisi in seguito all'attacco lanciato ieri dai jihadisti nelle due città di Bosso e Diffa in Niger, al confine con la Nigeria. I militari nigerini hanno risposto all'assalto e 4 soldati sono morti. L'esercito del Niger sta beneficiando dell'aiuto delle forze del contingente internazionale del Chad. Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 14:30 circa, vi auguro una buona giornata.